Gabriele Zappa, ai nostri microfoni, andiamo a commentare questo pareggio. Diceva Masciangelo, abbiamo tenuto bene il campo, eravamo in vantaggio per 2-0, però il gol segnato in apertura di ripresa ci ha fatto un po' arretrare. E anche questa la tua lettura? Sì, sicuramente ha detto delle parole giuste, perché appunto, soprattutto dopo che abbiamo preso il 2-1, ci siamo indietreggiati un po' troppo e abbiamo concesso troppo spazio e troppo campo al Venezia. E poi purtroppo abbiamo subito anche il 2-2. Non per non voler essere d'accordo, Gabriele, però la sensazione dagli spalti è che non è dopo il 2-1, dopo il 2-0 segnato, ma praticamente per 90 minuti avete sofferto un po' il gioco del Venezia. Sì, abbiamo appunto un po' sofferto questo gioco. Forse non siamo stati bravi ad andare a prenderli in avanti, li abbiamo aspettati un po' troppo in alcune situazioni, anche perché quando siamo andati in avanti li abbiamo recuperati. Soprattutto al 43esimo del secondo tempo, quando tu hai fatto la pressione, hai recuperato palla e hai regalato un bel cioccolatino a Brunori, che non è stato preciso. Sì, purtroppo non è riuscito a far gol, però capita, come poi è il calcio questo. A Perugia si era detto che la squadra era mancata un po' in cattiveria, probabilmente anche oggi è mancata quella Vispugnandi che ci si aspetterebbe da una squadra che sta giocando in casa, sta vincendo per 2-0 e comunque gioca dinanzi ai propri tifosi. Perché non riuscite ad essere così cattivi come molti chiedono? Sì, forse ci è mancato qualcosa. Noi cercheremo dalla prossima partita di mettere qualcosa in più tutti per portare a casa i 3 punti.